Dunque, noi ci eravamo lasciati la volta scorsa su questo programmino che aveva qualche sofferenza in termini di prestazioni e avrete anche sperimentato voi che non sempre riesce a terminare in laboratorio, così anche... anche a me succede, nel senso che non, tra l'altro non è un problema, messaggio d'errore che da qua, quindi ricordiamo un attimo, eravamo una versione di un software che creava un grafo facendo una marea, cioè decine di migliaia di interrogazioni a un database in rapidissima sequenza. E questo comportava un certo problema di lentezza generale. E non solo, alcune volte il programma, anzi più delle volte, in modo non del tutto prevedibile, non riusciva a terminare sparando un'eccezione che diceva essenzialmente non riesco a collegarmi al database. E se uno va a leggere l'eccezione, il messaggio si suggerisce, guarda che c'è il rischio che stai, vedete questo, maximum connection reached, hai raggiunto il massimo numero di connessioni. In realtà questo non è il motivo per cui il programma qua si blocca, perché in realtà è vero che noi usiamo moltissime connessioni, ma le apriamo e le chiudiamo tutte. Abbiamo fatto molta attenzione a non lasciare mai nessuna connessione aperta, perché altrimenti, altro che arrivare fino a questo punto, si sarebbe fermato subito. Il problema è che la velocità con cui rilasciamo le connessioni a volte non è sufficiente al sistema operativo sottostante, quindi siamo tra le librerie Java e le librerie di Windows in questo caso, a poter riutilizzare i socket di rete essenzialmente che vengono utilizzati. Quindi stiamo mandando in crisi le librerie di rete, non vi so dire se la crisi avvenga a livello della JVM, della macchina virtuale Java, o a livello del sistema operativo sottostante, perché da qua non si capisce, proprio perché stiamo aprendo troppo rapidamente una quantità spropositata di connessione. Non è pensata per questo la rete, essenzialmente. La TCP/IP non è stato pensato per questo. E ci eravamo già resi conto, io ho preso i dati una volta ogni tanto, sulla base di non so bene che cosa, tipicamente cosa stanno facendo gli altri programmi nel frattempo, immagino, non lo so, una volta è riuscito a finire questo programma, più di una volta, insomma, di una volta ho preso il tempo, e il tempo di esecuzione per la creazione del grafo era di 93 secondi, 93.000 millisecondi, okay? Quindi ci siamo testati, questo è il nostro dato di partenza che stiamo oggi cerchiamo, vogliamo, dobbiamo migliorare. Quante query stiamo facendo? Beh, per ogni coppia di grafi, scusate, per ogni coppia di vertici io faccio un'interrogazione, quindi sono 132 al quadrato, quindi 17.424 interrogazioni eseguite in 93.127 secondi per fare 17.424 interrogazioni. Quindi stiamo parlando di 5, in questo cao, sì, millisecondi per ogni interrogazione. Sembrava peggio, ma vediamo se possiamo far di meglio. Ma sicuramente al di là del problema tempo, c'è un problema che questo programma non funziona. Blocco. Allora, un modo per non farlo bloccare sarebbe inserire una pausa tra una query e l'altra. Quindi rallentiamolo ancora di più, così il sistema operativo non va in crisi, ma non mi sembra che sia la soluzione che stiamo cercando. La soluzione che stiamo cercando, abbiamo cominciato a vederla la volta scorsa, è quella di cercare di condividere, fare un progetto pooling, condivisione, di connessioni. Quindi l'oggetto connection, che è un oggetto che fa una certa fatica, fa un certo lavoro per aprire, autenticare e stabilire una connessione tra il nostro programma e il database. Non appena l'abbiamo, per come stiamo utilizzando, non appena l'abbiamo usato questo oggetto, lo buttiamo via e creiamo uno nuovo. Quindi c'è una
lavoro aggiuntivo che facciamo ogni volta che facciamo una query e c'è un lavoro aggiuntivo che fa il database ogni volta. Quindi il fatto di riaprire connessioni ogni 5 millisecondi, quindi stiamo parlando di 200 volte al secondo, è uno spreco. L'idea del connection pooling, che abbiamo già visto la volta scorsa, è quella di dire facciamo in modo che ci sia una libreria che gestisce per noi un certo numero di connessioni che vengono aperte all'inizio del programma e poi vengono usate man mano che il programma ne ha bisogno. E quindi manteniamo aperto un unico canale. Potremmo farlo anche noi a mano, nel senso che noi nel nostro programma potremmo a un certo punto aprire una connection, puoi tenerla sempre aperta, nel senso che i metodi del DAO non la chiudono mai. Però sarebbe una soluzione un pochino artigianale che dovremmo, diciamo così, studiarci, ottimizzarci, mentre per fortuna ci sono già delle specifiche e delle implementazioni, o delle librerie che le implementano, che fanno questo lavoro meglio di noi. Allora, andiamo un po' a vedere cosa fa questa libreria, che vi avevo già citato prima, che si chiama C3P0. Questa libreria C3P0, di fatto come documentazione, a parte i JavaDocs, ha solo questa pagina web, che sta a questo indirizzo, che è anche indicato sulle slide, e di quella pagina web in realtà ciò che serve, poco leggibile, ma poi lo riportiamo in grande, è questa videata. Cioè, l'idea è molto semplice, io ho una libreria che mi implementa il meccanismo di connessione. Questa libreria mi permette di creare un oggetto che si chiama combo pooled data source, dove data source è il nome della specifica JDBC per in generale l'implementazione di collection pool, cioè un'interfaccia nella standard JDBC che si chiama proprio data source. Quindi questa è una classe che implementa la specifica del data source e questo è il nome specifico che hanno dato gli sviluppatori della libreria, una data source di tipo pooled, cioè che gestisce un pool di connessioni. Possono anche essere data source senza pooling, ma a noi non servono granché. Questo oggetto qui ha bisogno di un po' di proprietà, che tipicamente sono le informazioni che servono al JDBC, cioè il driver e la URL JDBC, con le credenziali dentro, e questa classe pensa a lei ad aprire le connessioni. Non usiamo più noi il driver manager per aprire le connessioni, usiamo direttamente questo. Su questo oggetto, e non più quindi su driver manager, chiameremo il metodo getConnection ogni qualvolta vogliamo una connessione nuova. Quindi dobbiamo aggiungere 3 righe di programma da qualche parte per aprire, diciamo, inizializzare il pool di connessioni e quindi aprire le connessioni verso il database, e poi semplicemente l'unica differenza operativa sarà che quando facciamo il metodo getConnection, anziché chiederlo al driver manager, passando ogni volta l'informazione che servono per collegarsi, semplicemente la chiederemo al connection pool. Ciò che fa il connection pool ovviamente è anche di ridefinire il significato del metodo close, per cui il metodo close sull'oggetto connection non chiude più la connessione davvero, non servirebbe nulla se poi io la chiudo, lui me la ne apre un certo numero poi io gliele chiudo, no. Il metodo connection.close per le connection restituite che vengono create e restituite da un data source, semplicemente non fa altro che restituire la connessione al pool, quindi rende il prestito, ma la connessione rimane aperta. Quindi il close non è un vero close, no? È un close un po' soggettivo. Allora, nella pratica come ci comportiamo? Io sono andato a riprendere lo stesso progetto della settimana scorsa e sostituire una connessione basata su driver manager con una connessione basata su connection pool è un lavoro che si fa esclusivamente nella classe che noi abbiamo chiamato dbconnect. È tutto nascosto lì. Del resto del programma non tocchiamo nulla. Ok? Allora, per fare questo cosa devo fare? Beh, innanzitutto il primo passo è quello di avere la libreria. Devo aggiungere i jar della libreria.
Allora mi creo una cartella in cui salvarmi le librerie che non avevo ancora fatta all'interno del mio progetto, lib, e dentro questa libreria lib devo andarci a copiare i file della libreria C3P0. La libreria C3P0, quando la scaricate, qui c'è un link di download da qualche parte, che adesso non lo vedo. Installazione, dice, vabbè, qua comunque su SourceForge, download the latest version, scusate, allora, leggevo tutto il resto tranne questa riga. Questo è il link per scaricarlo, vi dà, io l'ho già scaricato prima perché non mi fido della wireless, delle aule sempre, e vi dà un file zip di questo genere. Quindi voi, se prendete questo file zip, andate a vedere il contenuto, magari lo estraiamo, ecco, dentro ci sono sia i doc, quindi i Java doc delle librerie, che sono anche disponibili in rete, a questo link, API docs, ma c'è una copia locale che vi scaricate, ho perso il filo, sia, vabbè, degli esempi, i sorgenti della libreria, quindi dei jar con i sorgenti se la volete vedere come è fatta o modificarla, ma quello che ci interessa operativamente è la fotocartella lib dove ci sono i jar eseguibili. A noi interessano due, che sono la libreria vera e propria C3PO095, o il numero di versione che avrà quando la scaricherete, e MChange Commons, che sono, vabbè, delle librerie di utilità di questa azienda, gruppo che si chiama MChange, che ha creato la libreria. Quest'altro jar aggiuntivo serve solamente se usate database tipo Oracle, ma non è il nostro caso. Quindi noi prendiamo questi due file, quindi C3PO e MChange Commons, e le copiamo nella cartella lib del progetto, e aggiungiamo al percorso, al build path del nostro progetto, il C3P0. Aggiunge il C3P0, si porta, andiamo a vedere in reference library, che si è portato dietro anche l'MChange Commons, perché è una dipendenza interna delle due librerie. Qui noi abbiamo lib copiato questi due file e poi aggiunto il C3P0 al build path, e quindi, come vedete, nelle librerie richiamate compaiono, e quindi vuol dire che sono visibili, no, dai sorgenti Java che scriviamo. Questo è il passo 0. Dopodiché modifichiamo il metodo getConnection. Questa mia classe di bconnect dovrà non più fare questo lavoro qui, ma semplicemente restituire una nuova, chiamare di fatto, delegare alla classe ConnectionPool il metodo getConnection. C'è un problema però, il problema qual è? Il problema è che il ConnectionPool lo devo creare una sola volta, all'inizio. Non posso buttare via questo codice e sostituirlo con quest'altro che abbiamo visto prima. Che questo crea il connection pool e apre le connessioni. Questo non va fatto ogni qualvolta si chiama una get connection, va fatto una sola volta all'inizio del programma, la prima volta. Ok? Ma questo ormai lo sappiamo già fare, nel senso che possiamo avere un test per cui la prima volta che il metodo viene chiamato crea le oggetti che gli servono, le volte successive semplicemente lo riutilizza. Quindi mettiamo possiamo mettere un oggetto statico all'interno dell'oggetto dbconnect. Adesso lo implementiamo un po' così alla buona. In realtà quello che stiamo cercando di fare ha un nome, ha un pattern specifico, si chiama pattern singleton, no? Che però non voglio oggi spendere troppo tempo a parlare del singleton, quindi lo implementiamo così alla buona. Il pattern singleton ti spiega come fare a costruire una classe di cui sei sicuro che ci sarà una sola all'interno del progetto, evitare di averle duplicate.
problema è che questa classe, se tu la crei una seconda volta, ti reinizializzerebbe altre nuove connessioni, e quello non lo vuoi. Quindi vuoi che di quella classe data source ce ne sia una sola. Un'altra volta, magari con più tempo, ragioniamo su quel pattern con più calma e quindi riorganizzeremo un po' meglio il codice che sto per scrivere adesso. Ma adesso lo possiamo fare, come dicevo, in modo molto semplice, nel senso che a noi interessa, innanzitutto, andarci, ci serve il package quassù, che contiene le classi di C3P0. Dove andate? Me l'ha mandato qua, eccolo qua. Per poter, salvarmi come membro statico di questa classe un oggetto di tipo combo pooled data source CPDS. Quindi l'ho memorizzato come membro statico, in questo modo tutte le istanze di questa classe condivideranno lo stesso oggetto, che all'atto della creazione non è inizializzato e lo inizializzeremo la prima volta che verrà chiamato il metodo. A questo punto abbiamo il nostro metodo getConnection che possiamo buttare via, oppure non buttiamo via niente, getConnection driver manager, chiamiamoli nome, poi non la useremo più, ma ce la teniamo lì, così possiamo sia cannibalizzare il codice che confrontare, e invece mi faccio una getConnection nuova, che è connection vera, che ripenserò nell'ottica di data source. Allora, qui ho due casi. Quando mi chiamano getConnection, io o è la prima volta che vengo chiamato e quindi devo costruire data source, oppure non è la prima volta, quindi data source ce l'ho già e le connessioni semplicemente le chiedo al data source. Quindi in realtà il primo test che devo fare è se data source c'è già, allora la connessione che mi hai chiesto è quella che ti dà il data source stesso. Se CPDS è già stato creato, allora ritorna cpds.getConnection. Altrimenti crea il data source e poi ritorna quello. Adesso lui si arrabbia perché manca un try catch, che è ovviamente una SQL exception, ma nella SQL exception ce l'abbiamo già qua. Come gestirla? Facciamo così. Tutto questo metodo è tutto dentro un try catch. Quindi, se il data source c'è già, semplicemente questo metodo getConnection del mio dbConnect delega il data source, se no devo crearmi questo data source. E come faccio? Beh, prendo esempio dal codice che ho qua di documentazione, lo ricopio in Eclipse così se lo leggiamo meglio, per modo di dire. Copiando dalla pagina web si perde via capo. Questo è il codice di esempio. Allora, questo dice crea un nuovo oggetto CPBS e gli passa i due parametri essenziali che sono il nome del driver e la URI. La URI ce l'abbiamo già, questa JDBC URL, quindi il metodo setJDBC URL. Passiamo semplicemente questa stringa che abbiamo già, e il driver non è questo, ma sarà com.mysql.jdbc.driver.
Ecco, mettiamo a posto le eccezioni che lui vuole generare. Queste set user e set password in realtà non sono necessari, perché nel nostro caso la URL contiene già user e password. Quindi se volessimo potremmo non mettere, accorciare la URL, non passargli i parametri, passargli così, oppure nella URL a nostro piacere. C'è già, è inutile fornire la stessa informazione due volte. Questo è tutto quanto dobbiamo fare. E poi restituiamo questo oggetto che abbiamo appena creato. Scusami, non lui, ma appunto getConnection. Questa new, l'unica cosa a cui fare attenzione, ricordiamoci, questa new non crea, ecco qua, è un errore, non devo far così, ma devo, scusate, l'errore di programmazione era questo, ho copiato il codice dall'esempio, così facendo ora sto creando una nuova variabile locale dentro questo metodo che viene usata, ritornata, ma poi quella variabile muore. Io in realtà non voglio salvarlo in questa variabile, voglio salvarlo in quella statica, quindi non devo creare un nuovo riferimento, ma salvarlo in quello statico, così mi piace di più. Quindi su quella linea new creo un nuovo data source e lo memorizzo staticamente dentro la classe. Le volte successive non passerò più di qua, ma ritornerò direttamente alla connessione. Il resto non mi serve più, direi. Try, mettiamo a posto, così non si arrabbia. Ok. Quindi o ritorniamo con, con una connessione nuova, o di qui, oppure ritorniamo con una eccezione. Non ci sono altre vie. Tutto qua. Con questa modifica il programma dovrebbe funzionare usando questa volta il connection pool anziché le connessioni singole. E a questo punto questa classe di bconnect ce la teniamo, usiamo sempre questa. Vediamo se abbiamo dei miglioramenti. C'è qualcosa che non mi piace. Class not found exception. Ecco, qua si vede che la console si comporta in un modo... Allora, qua non si vede tanto. Ah. Class not found exception perché non c'è il driver JDBC. Con MySQL, cosa ho scritto? Ho scritto un driver dislessico, MySQL. Eccolo qua. Non è che non ci sia, ma... È giusto adesso? No, è già. SQL, quando sbagli una volta non c'è il 2 senza il 10. Ok. Ok, sta andando. Hanno scritto un po' di messaggi all'inizio in rosso, che era connection pooling, che diceva sono vivo, mi sto inizializzando, che non si spaventano. Poi sta andando avanti. Più veloce di prima o no? Non lo so, lo vediamo dai numeri, perché a occhio non è che si riesce a tanto distinguere. Sembra però che non si stia bloccando, che è già un passo avanti. Perché in realtà la rete non la sta usando, la connessione è aperta a 1 a un certo numero all'inizio, e beh, 31.000 e 020 millisecondi. Andiamo a confrontarlo con quello che avevamo, da 93.000 siamo scesi a 31.000, un terzo, secco. Cioè due terzi del tempo lo sprecavamo a fare get connection. Aprire nuove connessioni, controllare le password, eccetera, eccetera. Quindi, per query semplice, interrogazioni semplici, semplici, singole, non è tanto semplice questa query, ma di fatto era veloce comunque, i due terzi del tempo viene buttato via a fare connessioni.
Quindi il modo per avere un programma che gira 3 volte più veloce è questo. Usare in modo, quindi utilizzando un connection pool con C3.0, ad esempio. Ciò che abbiamo fatto. Giusto per vedere che non ci devono spaventare questi messaggi in rosso, dice semplicemente, vedete che sto usando la libreria di login, sto usando la versione tal dei tali C3.0, inizializzo il pool e poi mi dice quali sono i parametri che lui usa per il pool. Dice quando ha bisogno di nuove connessioni ne prende 3 per volta e poi ci sono tutti i ritardi, i retry, tutte le logiche che ovviamente sono personalizzabili, possiamo fare cpds.set di questi parametri se vogliamo cambiarli, cosa deve fare quando perde la connessione, quanto tempo deve aspettare il timeout, se perde la connessione se deve ricollegarsi da solo, cose di questo genere. Quindi sono tutti i parametri di connessione, di configurazione di questo connection pool. Se li stampa all'inizio così ti piace. Ma a parte questo, no, sono informazioni, poi il programma parte e va avanti. Quindi abbiamo raggiunto la stabilità, c'è un programma che era un caso, no, riproviamoci una seconda volta, non si dovrebbe più piantare, perché di fatto, e allo stesso tempo abbiamo guadagnato in velocità. Possiamo ancora, praticamente gratis, guadagnare ancora qualcosina in più. Nel senso che cosa fanno attualmente le nostre... Andiamo a prendere il DAO. Il metodo disconnected, che è quello che sta lavorando adesso, no? Vabbè, a questa stringa. GetConnection adesso, che era responsabile per 2/3 del lavoro, del tempo, adesso l'abbiamo messo a 0 praticamente, istantaneo, non conta più niente. Le istruzioni che rimangono, diciamo che coinvolgono il database, sono prepare statement e execute query. Queste due. Di queste due, la prepare statement, andate a vedere che parametro riceve. Riceve un parametro SQL, che è la stringa, che è sempre la stessa. Quindi, ogni volta, delle 17.000 volte che chiamiamo questo metodo, chiameremo prepare statement passandogli sempre, ogni volta, la stessa identica stringa. Prepare statement cosa fa? Prende questa stringa, la legge, la manda al database, il database la guarda e dice ok, l'utente vuole fare una query così, adesso decido come la voglio ottimizzare, implementare. Poi non la può ancora eseguire perché non ha i parametri. Però di queste 17.000 volte la stringa è la stessa e il lavoro che farà il database sarà 17.000 volte quello di analizzare la stessa identica query, solo che lui non lo sa che sia la stessa. Allora, che cosa ci permette di fare in più questa libreria C3.0? In modo autogestito, automatico, implementa un meccanismo che chiama di statement pooling. Cioè, estende il pooling non solo alle connessioni, ma anche agli statement. Questa è una cosa che fa questa libreria, non è standardizzato nello standard di JDBC, però è particolarmente utile. Cosa fa? Va a intercettare tutti i prepare statements che noi chiamiamo. Intanto li stiamo chiamando sull'oggetto connection che mi ha dato lei, quindi saprà ben lei intercettare i suoi metodi. E quindi va a confrontare, va a chiedersi, guarda che la stringa che mi stai passando è identica a quella degli uno dei prepare statement che mi hai chiesto di recente? Se sì, mi sono salvato il risultato del prepare vecchio e quindi riuso quello. Quindi si tiene da parte non solo le connessioni aperte, ma anche gli statement aperti, che sono già stati eseguiti. Quindi la prima volta fa il prepare vero. Dopodiché, quando voi fate statement.close, non lo chiude per davvero, ma se lo segna, se lo mette da parte, dicendo, beh, questo qua teniamolo, se l'utente, se il programmatore dovesse rifare lo stesso prepare, tra breve, con esattamente la stessa stringa, ce l'ho già pronto, ce l'ho già preparato. Se invece le query sono sempre diverse, vabbè, vorrà dire che... scadono questi vecchi statement messi da parte e quelli nuovi sovrascriveranno quelli vecchi.
non c'è nulla da perdere. Allora, come si fa a attivare questo meccanismo nella nostra libreria? Sempre guardando, perché non andiamo oltre, nella stessa pagina c'è questo metodo setMaxStatements, adesso lo scriviamo qua così riusciamo a leggerlo, che dice, quello, 180 è un numero esagerato per noi, sono 180 statement diversi che lui si può salvare in forma già preparata. Teniamo presente, è un carico in più di memoria per il database, perché il database, di fatto, il prepare statement è l'operazione che fa il database, quindi il database deve tenersi aperti tanti statement. Però costa meno tenerne aperti tanti piuttosto che non ricostruirli ogni volta. È il classico trade-off tra tempo e spazio. Ho dello spazio da tenere da parte per tenere memorizzato un risultato che magari mi servirà di nuovo, oppure sono stretto di spazio e quindi mi conviene ricalcolare ogni volta e risparmiare spazio buttandolo via ogni volta. In questo caso, se abbiamo uno statement solo, ripetiamo sempre quello, direi che il vantaggio di tempo è sicuramente conveniente rispetto allo svantaggio di spazio. Allora, se aggiungiamo questa singola semplice istruzione e proviamo a riavviare il programma, vediamo come nel frattempo lui era finito con un tempo praticamente uguale a prima, 30-31.000 millisecondi, insomma 30 secondi, ho aggiunto questo statement pooling, vediamo cosa fa. Fa la stessa cosa, ovviamente, che la query è la stessa, in quanto tempo la svolge, a occhio sempre difficile valutare, aspettiamo che arrivi alla fine, dovrebbe essere meno di 30 secondi, sembrano lunghi a guardare aspettarli, ma... perché? Ci hai messo di più? Non me l'aspettavo, ma hai fregato. Riproviamoci. Esperimenti qua, uno dovrebbe, per avere i numeri seri, dovrebbe sempre farli su un computer che fa solo quello. No, no. 29,8, pochino meno. Avevo delle differenze maggiori. Le prove che ho fatto prima andavano da 32 a 26. Mi dava l'ufficio prima di venire qua, stamattina, quindi... Mentre qua andiamo da 31, prendiamo per buona questa, piccolo miglioramento abilitando lo statement pooling. Quindi 3-4%. Io prima ho avuto un miglioramento del 10%, bisognerebbe fare un po' delle misure serie ripetute, ma col fatto che non costa nulla abilitarlo, nel senso che è un'istruzione, poi fa tutto il lavoro lui, non c'è motivo per non farlo. Ecco, tra l'altro, il concetto stesso di statement pooling funziona solo se usiamo dei prepare statement, quindi è un motivo in più, già ne avevamo 12 di motivi per non usare mai degli statement concatenati costruendo le stringhe, mettendo i parametri in mezzo per problemi di sicurezza, eccetera, eccetera. Questo è un motivo in più. Se voi concatenate una stringa, ogni volta lo statement è diverso. E quindi nessun pooling potrà mai funzionare. Il pooling funziona se lo statement è identico, una stringa unica con i placeholder, con i punti interrogativi, e che poi vengono riempiti. Quindi questo sarà da adesso in avanti il nostro modo di lavorare. Tutto all'interno della DB Connect, del metodo GetConnection,
invisibile al resto del programma, non abbiamo modificato un solo spazio del resto del programma, abbiamo lavorato solamente all'interno di questo file, e abbiamo preso un 3,1 volte più veloce, 3 volte più 0,1 per lo statement 1. Allora, questo è quanto di meglio riusciamo a fare avendo scelto di creare il grafo con l'algoritmo più cretino di questa terra, più stupido e inefficiente di questa terra. No, fatto apposta perché così è stato più facile evidenziare quanto male faceva aprire tante connessioni. Perché lì dentro quel doppio loop facevamo un mare di connessioni. Però stiamo usando male il database. Database che ha tutte le informazioni relazionali possibili e immaginabili, stiamo chiedendo un dato per volta. Allora, un piccolo passo avanti potrebbe essere, anziché provare tutte le coppie di stazioni e chiedere per caso, così, sono connesse? Tra l'altro questa domanda per caso sono connesse ha un costo, perché la domanda la stiamo facendo 17.000 volte e di queste 17.000 volte 268 mi dice sì, le altre 16.000 e quanto sono, 900, 800, mi dirà no. Quindi sto chiedendo tante volte una domanda in cui la risposta sarà quasi sempre no. E allora tanto varrebbe cercare di farmi dire al database, senti, dimmi subito quelle che sono sì. Ad esempio, e questo è l'esercizio che vi avevamo lanciato per il laboratorio, aggiungiamo un metodo al DAO che anziché lavorare dati due vertici, due stazioni, mi dica se sono connesse, semplicemente gli passo una stazione e mi dice dimmi quali sono le altre stazioni connesse a quelle, immediatamente successive, ricordiamo il grafo diretto, quindi ti do la stazione 1 e dimmi quali sono le possibili stazioni 2. Stazioni 2 che abbiano le caratteristiche che ci siamo detti la volta scorsa, ossia la stazione 2 che abbia uno stop time di una linea che è la stessa linea su cui esiste almeno uno stop time della stazione 1 e in quella linea ci siano, nei due stop time, ci sia l'ordine di fermata che differisce di un'unità, quindi fermata 13esima e fermata 14esima della stessa trip, lo stesso viaggio. Ma anziché avere già come dati stazione di partenza e stazione di arrivo e chiedermi sono connesse o no, sono consecutive o no, non ho la stazione di arrivo, ho solo la stazione di partenza e dovrò inventarmi una query che mi dà tutte le stazioni di arrivo possibili. Sarà difficile questa altra query nuova? L'avete fatta? Qualcuno l'ha fatta? Si tratta di cancellare un pezzo da quella di prima. In realtà è più facile. Guardiamola. Io me l'ho salvata. Noi avevamo questa query. Adesso se la mettiamo qua nel database. Che... Opla. Che vi ha un po' spaventati quando ve l'ho fatta vedere, e diceva stop 1 agency ID, stop 2 agency ID, erano due punti di partenza e di arrivo, e poi c'erano tutte le condizioni di join, tutte le condizioni di consecutività. Ma se io smetto di vincolare lo stop 2, avrò nei risultati della query tutti i possibili stop 2, tutti i possibili stop 2 che rispettano gli altri criteri. E basta far così. E passiamo da una query che mi dice queste due stazioni sono connesse, sì o no, a una query che mi dice data una stazione di partenza, dimmi tutte quelle connesse.
Proviamo a prendere una qualsiasi, dunque qui dobbiamo mettere dei valori di esempio, e stop ID cosa prendiamo? Prendo settimo perché è in una biforcazione, quindi è più carino. Tante altre stazioni hanno solamente una. E se eseguo questa query, vabbè, mi dà tutti i dati. In realtà proviamo a limitare, diciamo solo stop 2 punto asterisco. Facciamoci dare solamente i dati delle stazioni d'arrivo. Quindi dammi tutti i dati delle stazioni d'arrivo, dove la stazione di partenza è quella di settimo GTT e la stazione di arrivo sì, 2 e viene subito dopo la stazione che ti ho detto. Quindi le stazioni, quindi ha un ordine di fermata aumentato di 1, quindi le fermate che vengono dopo quella di 7. E sono queste. In realtà, perché mi fa vedere tante righe? Questa stazione di Volpiano me la riporta tante volte, ma perché per come è fatta la query sono tutti i trip, sono tutti i viaggi nei quali passo prima la settima e poi da Volpiano. E poi ci sarà Torino Stura, che sono quelle che vengono su, e poi ci sarà Brandizzo, che sono quelle che vanno nell'altra linea. E poi forse basta. Questi sono tutti i trip, ma se noi andiamo a vedere, visto che abbiamo visto solamente le informazioni di stop 2, le informazioni sul trip, sull'orario, eccetera, non le stiamo più vedendo. Allora, tanto vale buttarle via, perché se noi leggessimo questo ci sembrerebbe di avere tante stazioni successive. In realtà ce ne sono solo 3. Ma come facciamo a passare da tante a 3? Possiamo fare attenzione nel momento in cui nel Java costruiamo gli oggetti che questi non ci siano, oppure chiedere già al database select distinct anziché select di buttarmi via le righe duplicate. Non funzionava prima con select asterisco perché avrei avuto molti altri campi, ma limitando i campi a una tabella sola ho questo. Allora proviamo a capire cosa significa aggiungere al nostro DAO la capacità di fare questo tipo di interrogazioni in termini di prestazioni. Allora, a questo punto andiamo a prendere il DAO e aggiungiamo un nuovo metodo, anche qua fatemi fare un po' di copia e incolla e poi lo modifichiamo. Il nuovo metodo non sarà più un booleano, mi restituirà un elenco di stop, collection di stop. E come lo possiamo chiamare? Possiamo chiamare get next stops, ti piace? Dammi le fermate successive a quella che ti dico io. Ok? Restituiscimi tutte le fermate successive, come sotto forma di collection, a quella che ti ho specificato come parametro. E saranno ovviamente tutte le destinazioni degli archi. La query facciamo questa, dove a questo punto vado a rimettere i punti interrogativi. Copia, incolla. Quindi ce la siamo portata in Java. I parametri della query non sono più 4, ma sono solamente 2, perché c'è solamente più stop 1, l'agenzia e l'ID della fermata. E da qui in avanti, vabbè, dovrò rifare tutto. Quindi qui arrivo ad eseguire quella query. Questa query a questo punto non mi interessa più, come prima, se ha o non ha dei risultati, ma mi interessa anche averli i risultati. E quindi avrò la solita collection, la creo, di stops, uguale new, array list, di stop,
e poi per ogni riga del result set aggiungo uno stop. Quindi while resultset.next avevo quella classe che si chiamava build stop, vi ricordate che è quella che prendeva le colonne del dataset e li usava per costruire l'oggetto che ci serviva. Quindi stop, a questo punto si chiama stop 2, uguale build stop di result set. No, build stop è qua sotto, eh. Non fa altro che creare il nuovo stop, crea un nuovo oggetto e gli setta l'ID e il nome andando a prendere i campi della query. Qua. Quindi mi dà l'oggetto stop 2 che non farò altro che aggiungere alla mia collection, che poi ritornerò a chiamando. La magia sta tutta nella query, eh? Il resto è manovalanza. Allora, con questa capacità in più del DAO, che finalmente ragiona per insiemi e non ragiona più per singoli dati, posso anche modificare il modo di lavorare del mio modello. Per cui tutta sta roba qua la lascio stare, e per costruire il grafo, anche, ovviamente ragionerò stazione per stazione, ma di ciascuna stazione mi farò dare in un blocco solo tutte le stazioni consecutive e le aggiungerò al grafo. Quindi c'è sempre l'analisi delle stazioni, a.vertex7. Per tutte le stazioni di partenza mi faccio dire l'elenco delle fermate, delle stazioni, S2, stops chiamiamola ancora. Mi faccio dire dal DAO l'elenco di le prossime stazioni partendo da S1. E per ciascuna di queste aggiungo un arco. Vabbè, questo lo devo fare, for stop S2, due punti stops, per tutti questi altre stazioni che sono le stazioni successive a quella data S1, graph.addEdge S1, S2. Allora, in termini di complessità, come confrontiamo questi due frammenti di codice? Allora, vediamo che quello sopra abbiamo due loop, entrambi di lunghezza fissa pari al numero di vertici. 130, quanti erano i vertici? 132 per 132. Quindi il numero di volte che viene eseguito il codice all'interno è dell'ordine di n quadro, se n è il numero di stazioni. Okay? Quindi faccio n quadro volte isConnected e n quadro volte addEdge. In realtà non è vero, addEdge lo faccio meno volte, perché alla fine non lo faccio 17.000 volte addEdge, ma so che lo faccio solamente 268 volte. Quindi ho n quadro volte isConnected e la if, e volte il numero di archi addEdge. Quindi il tempo speso a fare addEdge sarà sicuramente trascurabile qui dentro. Uno, perché la chiamo molte meno volte, e due, perché lavora sulla struttura di memoria anziché dover andare a parlare con database. Quindi tutto il peso è qua dentro. Questo isConnected che viene chiamato n quadro volte. Sotto, ammesso che sia giusto che mi crei lo stesso grafo, anche qui ho un metodo, getNextOps, che viene chiamato n volte, una per ogni vertice. Quindi quel metodo farà un pochino di lavoro in più. Ma il numero di volte che viene chiamato non è più n quadro, ma è n. Giusto?
E poi c'è un secondo loop che chiama l'addEdge. Però questo secondo loop, attenzione a non dire che questo addEdge viene chiamato invece questa volta lui n quadro volte, perché dentro un loop annidato due volte. No, perché il loop esterno viene eseguito n volte, ma quello interno no. Quello interno, quello S2, due punti stops, viene eseguito tante volte quanti sono gli effettivi vertici adiacenti. Due o tre nel grafo che abbiamo a disposizione. Quindi di fatto è come se fosse, diciamo, minore di 5 quel numero, è una costante. Tende a non crescere con il crescere della dimensione del grafo. Se voi prendeste anche il grafo di una rete ferroviaria molto più grande, di una rete metropolitana, degli autobus, eccetera, e ti fai la domanda, ma se sono in questa stazione, quali sono le fermate successive? Nella pallina quante linee hai? 5, 6, 8, 10, Porta Nuova quante ne hai? 15? Ma basta. Se anziché la città di Torino ci fosse una città grossa 10 volte di più, il numero di linee che passano in fermata è sempre lo stesso. Non cresce con la dimensione, col numero di fermate. È una proprietà locale, di topologia locale, non generica. Quindi, di fatto, è vero che c'è una moltiplicazione tra due cicli. Quello esterno è sempre n, quello interno però è un numero che tende ad essere piccolo, a non crescere al crescere di n. Asintoticamente lui non cresce. N raddoppi, triplichi, metti dentro delle reti di trasporto sempre più ampie, ma alla fine la singola fermata avrà un certo numero di fermate adiacenti che tende ad essere abbastanza costante. Secondo me se arriviamo già a 10-15 è tantissimo, poi possiamo provare a vederlo con la rete dei trasporti e non quella delle ferrovie. Quindi ci abbiamo guadagnato un fattore n netto. Allora, facendo male i conti, se n vale 130, 2, e ho guadagnato un fattore n, io mi aspetto che questa versione del programma sia 100 volte più veloce. Non il 2%. Poi non lo sarà, perché in realtà faccio 100 volte di meno delle operazioni, ma le operazioni che faccio sono tantine più complesse. Però vediamo. Vai. Finito. Non la stampate tutte, perché ho dimenticato di mettere system.out. Se volete l'aggiungo. Se non ci credete. 574 millisecondi. Quindi prendiamo questo e quindi diciamo costruzione di complessità o di n anziché o di n quadro grazie al metodo l'avevamo chiamato getNextBox. E 31.000 diviso 574 fa 54. Non sono 130 volte, sono 50 volte perché non è un guadagno netto. No? È vero che faccio 100 volte meno operazioni, ma la singola operazione costa un pochino di più, ma ci ho guadagnato un fattore 50. Quindi ricordiamoci che noi siamo partiti un'ora fa da 93 secondi e siamo arrivati a mezzo secondo. Quindi abbiamo migliorato di un fattore 200. A parità di grafo generato, gli archi sono esattamente gli stessi di prima. Tanto per toglierci ogni dubbio, il miglioramento più significativo, numericamente più forte, è stato quando siamo andati a mettere le mani sull'algoritmo. Non tanto sulla struttura dati. Abbiamo preso l'operazione critica, abbiamo cercato di modificare l'algoritmo in modo che l'operazione critica
essere chiamata meno volte, che è quella di accesso al database. Quindi ciò non toglie che non mi fa schifo passare da 90.000 a 30.000, eh? È da fare, ma soprattutto perché ricordiamoci che il 90.000, oltre ad essere lento, il programma si piantava più la maggior parte delle volte. Però con quei numeri lì io avrei comunque avuto paura a dargli un grafo molto più grande, perché comunque è un n quadro. Se gli do un grafo grosso 10 volte tanto, lui va 100 volte più lento, e quindi da 30.000 mi fa, da 30 secondi mi fa 3.000 secondi, cioè, ci vuole poi un'ora. Con questi numeri comincio ad avere il coraggio di provare a dargli in pasto qualcosa di più complesso. Vogliamo provare? Senza paracadute, perché non l'ho mai provato prima, quindi se non funziona non è colpa mia. Ce l'ho qua. No. Prendiamo il grafo di tutti gli autobus GTT. Scusa? Sì. Fai una cosa, dammi 20 secondi che lancio l'importazione, perché poi ci mette un po', poi parliamo mentre lui lavora. Allora, apri. Qui c'è questo file che posso estrarre. Una cartella temporanea. E poi diciamo a Heidi di darsi da fare. File, carica file SQL, sempre eccolo qua, file, lui si è già spaventato perché dice, beh, eseguilo senza caricarlo nell'editor, va bene. Ok, mentre lui pensa, dimmi pure, dimmi. Non ho capito. Sì? È più lento, perché comunque tu ti fai restituire delle informazioni che poi butti via. E allora avrai, anziché tre risultati, 30 o 100, e per ciascuno, anche aggiungere, avendo un set che non ti inserisce un elemento duplicato, ma per poterlo non inserire, come minimo devi chiamare l'hash code e l'equals un po' di volte. Serve? No, ma creare il set, io qua ho creato una relist, è uguale, cioè. Il problema è proprio quando io faccio l'exist, cioè se vedere se l'oggetto c'è già, oppure provi a inserirlo, sai che se c'è già non te lo aggiunge, lui internamente usa l'hash code equals e quindi lo chiama n volte, quindi più lento. Viceversa, il database, poiché lavora su indici, non deve andarsi a fare i confronti lui riga per riga, se gli chiedo le righe distinte lui le faccia subito. Quando riusciamo in qualche modo a delegare al database le operazioni complesse, no? Un database relazionale, lo dice il nome, relazionale lavora su insieme, fatto per lavorare su insieme. Quindi prendere insieme, unirli, disgiungerli, com'è, va benissimo. Quando devi lavorare sui singoli dati, non va bene. Quindi far lavorare il database su un singolo dato è inefficiente, è molto più efficiente lavorarlo nel codice. È, diciamo, un fattore costante, ecco, questa differenza qui.
Allora, questo qui direi che siamo fuori tempo massimo, perché dice che ci metterà ancora 10, 12, 17 minuti per importarlo. Non ci ho pensato di importarlo prima, ma anche perché non pensavo che avrei avuto il coraggio di tintarlo. Niente, lasciamolo lavorare, facciamo una pausa, e poi dopo ci sarà lui, ma i primi 30 secondi dopo l'intervallo proviamo se tra 17 minuti esatti chi vuole vedere lo spettacolo. No, è diventato 19, ma non vale, l'intervallo non si allunga.